Cari amici, eccoci nuovamente giunti a una ulteriore seduta. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi. Come state notando, stiamo ritardando nel fare nuove sedute. Gloria a Dio. Questo perché stiamo vivendo un periodo un po', come dire, pieno di tante cose e quindi chiediamo preghiere da parte vostra. Benedetto il santo nome del Signore. Bene, in verità abbiamo, se Dio vorrà, se il Signore lo permetterà, abbiamo intenzione di tirar fuori diversi video riguardanti tematiche molto importanti, importantissime. Se il Signore vorrà, tra non molto, non sappiamo se riusciremo, però se non ci sono impedimenti,
tra non molto dovrebbe uscire un altro video che riguarda sempre la Trinità. L'ultima volta abbiamo trattato l'argomento della Trinità alla luce solamente della storia, ma della storia cristiana. Questa volta tratteremo l'argomento in un modo molto particolare che probabilmente pochissimi, almeno qui in Italia, conoscono. Gloria a Dio. Ovvero la storia della pluralità del Signore Yahweh nel giudaismo e nel giudaismo antico, quindi pre-cristiano. E mostreremo tutte le prove, i documenti, proprio il pensiero giudaico che è molto ben tenuto nascosto sia nel giudaismo che nello stesso cristianesimo da parte di coloro che odiano e detestano la vera dottrina, che appunto è la dottrina trinitaria. Noi benediciamo e adoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, benedetto egli sia. Bene, parleremo di tutte queste cose molto presto, se Dio vorrà, nel prossimo video, e parleremo anche dello Shema Israel, dell'Ascolta Israele, che viene sbandierato come il cavallo di battaglia da parte di coloro che negano l'esistenza della verità, quindi della Trinità, e dicono, vedi, è scritto che Dio è uno. Bene, parleremo proprio dello Shema Israele, come nell'originale in verità si può leggere, sia come lo si legge nella nostra lingua italiana, ma si può leggere anche in modo diverso. Guarda caso. Eh sì, cari amici, parleremo proprio di tutte queste cose, ma insomma è un video un po', come dire, impegnativo, quindi adesso ancora non lo tireremo fuori, se Dio vorrà tra pochi giorni, insomma. Bene, nel frattempo ci siamo detti perché non fare un video improvvisato, gloria a Dio. Ebbene sì, oggi è domenica, questa sera abbiamo avuto la riunione nella nostra comunità, gloria a Dio, e come normalmente faccio quando diciamo sono lì a condurre il servizio, normalmente non mi piace molto mettermi a preparare le cose, sto lì davanti come viene, apro la Bibbia a caso, leggo un passo per l'apertura del servizio e dopo che il servizio ha cominciato, che si è fatta la prima preghiera di introduzione, gloria a Dio, vi stiamo dicendo anche come funzionano i nostri servizi per coloro che magari non lo sanno, gloria a Dio, e si inizia, si cantano cantici al Signore, i fratelli intervengono, chi legge un passo, chi dice una testimonianza. Nel frattempo io mi metto un pochino a sfogliare la Bibbia per vedere cosa mai il Signore vuole che portiamo, gloria a Dio, come pensiero. E ho aperto la Bibbia a caso questa sera ed è capitato un passo, così, pensate, l'ho proprio aperto a caso, è capitato un passo che si trova nel Vangelo di Marco, gloria a Dio, e mi ha molto colpito questo passo, e mi sono detto, visto che stiamo un po' ritardando, gloria a Dio, e qualcuno ci ha fatto presente che gli piacerebbe, insomma, che non ritardassimo così tanto, e noi ringraziamo il Signore e gloria a Dio, e allora cerchiamo un attimino di andare incontro alle richieste dei nostri pochi, ma gloria a Dio anche per uno solo, ascoltatori, gloria a Dio. Bene, ci fa piacere che anche in due o tre nazioni, oltre l'Italia, no, tre nazioni o oltre l'Italia, ci seguono anche assiduamente, quindi salutiamo la Germania, salutiamo l'Ucraina e salutiamo anche gli Stati Uniti sono sempre presenti, che ci seguono assiduamente, queste tre nazioni, oltre che l'Italia, insomma. E gloria a Dio, il Signore ci ha detto, avete ricevuto da me gratuitamente date, quindi Alessio non ti tenere niente per te, quello che hai lo devi dare, amen. Ebbene, questo ci studiamo di fare. Bene, quindi è una seduta improvvisata, gloria a Dio, e vogliamo leggere, passare subito. È un piccolo sermone, questa volta non sarà uno studio, gloria a Dio, è un sermone, così come quelli che facciamo nella Chiesa, e i sermoni della Chiesa durano, per chi
non lo sa, i nostri sermoni non sono come le sedute che durano 2 ore, 3 ore. No, no, i sermoni durano 10 minuti. Sì, cari amici, quando io parlo in chiesa parlo per 10 minuti, un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Prima parlavo un pochino di più, poi più vado avanti e meno parlo e faccio i video studi. Tanto sto cercando Marco. I video studi soprattutto li facciamo per quelli della nostra chiesa, in maniera tale che poi quando vanno a casa, se vogliono, se lo desiderano, se hanno voglia, se hanno il piacere, possono, hanno il materiale per studiare la Bibbia. In caso contrario, se non gli va, nessuno è obbligato a studiare la Bibbia. Non è un obbligo studiare la Bibbia. L'obbligo è conoscere la Bibbia, quindi leggerla, frequentare una comunità, adorare il Signore, pregare, vivere una vita con Cristo. Ma lo studio poi è un'altra cosa, che deve essere qualcosa che nasce da dentro, gloria a Dio, lo devi desiderare. Se non lo desideri, non sei obbligato a studiare la Bibbia, sei solo obbligato a conoscere la parola di Dio. Quindi gli studi non sono un obbligo, però chi lo desidera, noi abbiamo la responsabilità, soprattutto davanti alla comunità, alla quale per grazia di Dio il Signore ci ha messo là davanti, gloria a Dio. E poi si approfitta, si mette nel web perché magari qualcuno, gli può, come dire, gli può interessare, reputa che quello che noi diciamo sia dottrinale, e gloria a Dio. C'è chi reputa che non è dottrinale, tipo coloro che detestano la Trinità, e fanno bene a non guardarli. Noi dal canto nostro li benediciamo sempre, noi benediciamo tutti, cari amici. Questo è buono. Ma bando alle ciarle, e vogliamo aprire questa lettura, come sempre, nel nome della Trinità. Quindi nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Seguiteci con le vostre Bibbie, mi raccomando, è importante. Gloria a Dio. E quindi leggeremo Marco, capitolo 2, dal verso 23 fino al verso 28. Gloria a Dio. Noi leggiamo sempre da una vecchia Diodati. Se non avete la Bibbia, potete aprire www.laparola.net. Leggiamo. E avvenne in un giorno di sabato che egli, cioè Gesù, camminava per lì seminati, e i suoi discepoli presero a svellere delle spighe camminando. E i farisei gli dissero: Vedi, perché fanno essi ciò che non è lecito in giorno di sabato? Ed egli disse loro: Non avete voi mai letto ciò che fece Davide quando ebbe bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote, Abiatar, e mangiò i pani della presentazione, benedetto sia il nome del Signore, i quali non è lecito di mangiare. E non è lecito di mangiarli se non che ai sacerdoti, e ne diede ancora a coloro che erano con lui. Poi disse loro: Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Dunque il figliuol dell'uomo è Signore, essi an Dio del sabato. E sian Dio significa anche, è un linguaggio arcaico. Quindi il figliuol dell'uomo è Signore anche del sabato. Ho aperto la Bibbia a caso, mi è capitato questo passo e mi ha folgorato. Sapete, cari fratelli, cari amici in ascolto, un passo, essendo parola di Dio, e la parola di Dio è infinita, i suoi significati sono infiniti, anche se tutti quanti posano su un unico fondamento. Infatti noi non possiamo trarre dalla parola di Dio una interpretazione personale, dirà l'apostolo Pietro nella sua epistola. Ragion per cui, se sì, gli insegnamenti sono infiniti, ma il fondamento è sempre uno e non possiamo né aggiungere né togliere a quello che ci è stato dato.
e l'interpretazione non può essere personale, ma deve essere da parte del Signore. Quindi è Dio che ha interpretato già per noi la parola di Dio e noi sta solo lo scavare. Dove è stata interpretata la parola di Dio? Nella stessa parola di Dio. Infatti è scritto che la somma della tua parola è verità. Quindi nella somma di tutta la parola si trova l'interpretazione. Infatti una delle tante regole vuole che quando un passo non è chiaro, bisogna andare a cogliere un altro passo che lo illustri in maniera più ampia, come ad esempio noi abbiamo letto Marco capitolo 2 verso 23 al 28. Se non l'avessi capito bene, puoi andare a vedere Matteo capitolo 12, che trovi lo stesso passo. Spesso la parola di Dio ripete molto, quindi quando un passo non è chiaro vai a cercare lo stesso passo dove è più chiaro, o una verità valla a cercare da un'altra parte, oppure a quel punto, se non c'è nulla che possa ripetere quello che hai letto, comunque ti puoi avvalere sempre del contesto. Noi dobbiamo leggere tutto nel contesto. Benissimo. Quindi, leggendo questo passo, mi sono un attimino meravigliato, perché mi è venuta davanti la mente una grande verità. Ed è una grande verità, una grande chiave di lettura. Benedetto il santo nome del Signore. Ebbene, vogliamo cominciare subito, cari amici. Ascoltate quello che dice il Signore. Se lo Spirito Santo, ascolta, se lo Spirito Santo ci ha lasciato questa verità contenuta in questo capitolo, è perché lui, 2000 anni fa, o 1900 anni fa, quando fu scritto questo passo, voleva che tu in questa sera o in questo giorno potessi ascoltare la lettura di questo passaggio biblico e anche la spiegazione, come dirà altrove, che la parola di Dio va insegnata, va spiegata, dirà anche nell'Antico Testamento, vedi Esdra, Neemia, che leggevano e spiegavano anche appunto la parola di Dio. E quindi se lo Spirito Santo ci ha lasciato questo passo, è importante che noi prestiamo attenzione a tutti gli insegnamenti, non solo a quello che fa il sottoscritto, ma a tutti quanti, gloria a Dio, quelli di sana dottrina, che grazie a Dio ce ne sono e benediciamo il popolo di Dio è eletto e sparso nel mondo. Ascoltate quello che lo Spirito Santo ci vuole dire attraverso la sua parola. Ascolta, avvenne in un giorno di sabato. Nota questa parola. Avvenne un giorno ed era sabato. Shabbat, cos'è il sabato? Adesso non stiamo qui a parlare in modo approfondito del sabato, ma noi sappiamo che il sabato è il giorno del riposo. Alleluia! E qual è il giorno del riposo del credente? Oh, il giorno del riposo del credente lo possiamo dividere in due. Il giorno in cui Cristo entra nel tuo cuore e tu provi quella pace, quella gioia, quella serenità, quel riposo che il mondo non ti può dare e che solo Cristo ti può dare. Da quel momento per te è sabato. Alleluia! Non è tanto il sabato, non vuole indicare un giorno settimanale, non è in modo circoscritto quello. Sì, c'è anche questa verità, ma per quanto riguarda che dobbiamo sempre tenere in mente il culto del Signore, ma questo era un comandamento soprattutto per loro, per gli ebrei dell'Antico Testamento. Oggigiorno il cristiano non è più tenuto a osservare il sabato. Se poi uno lo vuole osservare per cosa propria, perché sono cose tue personali, nessuno te lo può impedire, l'importante è che poi tu non obblighi agli altri a farlo. Bene. Quindi il sabato è il riposo, quindi il primo riposo è proprio quando Cristo entra nel nostro cuore. E poi c'è il grande riposo, quando andremo alla presenza del Signore. E guarda caso, nello Yom Kippur, gloria a Dio, che sarebbe il giorno 10 del settimo mese, no? Se non vado errato, fatemi un po', allora il primo giorno del settimo mese è Rosh Hashanah,
il decimo giorno è Yom Kippur, giusto, e vado a memoria, e il quindicesimo giorno è Sukkot, giusto, giusto, tabernacoli, capanne, insomma. Ecco, lo Yom Kippur, gloria a Dio, è il Shabbat Shabbaton, è il grande sabato, e quello prefigura tante cose, è una profezia tremenda. Nelle festività ebraiche, io volevo fare il sermone, mi esce sempre l'insegnamento, è più forte di me, mori, ritorno al sermone, concedetemi questa breve pausina, gloria a Dio. E quindi, gloria a Dio, le feste ebraiche sono profezie, ma grandi profezie. Nota bene, quando è stato crocifisso il Signore? A Pasqua, alleluia. E quando è sceso lo Spirito Santo? Nella Pentecoste. E poi così via. Guardate, le profezie, le festività ebraiche sono delle profezie incredibili. Bene, cari amici in ascolto, torniamo adesso al sermone. E allora abbiamo che il giorno di sabato i discepoli camminavano. E quindi vediamo qui, ok, qui c'è tipo una metafora, gloria a Dio, che camminando con Gesù i discepoli vivono nel riposo. Quando tu in questo mondo cammini con Cristo, sei riposato, alleluia, sei in pace, ti trovi in pace. Oh, i problemi non mancano, adesso parleremo proprio di questo, perché qui nel passo è chiarissimo quanto stiamo per dire, ma adesso parliamo prima il bello, ci gustiamo il bello, gloria a Dio. E quindi c'è questo sabato, non esiste sabato senza Cristo, dirà il Signore, io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, io do pace, e la mia pace il mondo non la può comprendere. Benedetto il santo nome del Signore. Io ricordo quando camminavo nel mondo senza Cristo. Ero magro, 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 per quanto mi mancava la pace. Non dormivo. E tante altre cose mi torturavano. Ma quando Cristo è entrato nel mio cuore, mi ha dato una pace così grande e immensa che non si può spiegare. Non si può spiegare, è impossibile spiegarla. O la provi o la provi. E quindi il sabato è strettamente correlato a Cristo. Senza Cristo non c'è sabato, quindi non c'è pace. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi camminavano con il Signore, gloria a Dio. Si trovavano a fianco al Signore. Questi uomini hanno ricevuto la migliore scuola che sia mai esistita sulla faccia della terra. Hanno avuto direttamente il Maestro, il Creatore del cielo e della vita, incarnato, e lo hanno avuto tutto per loro, per 3 anni e mezzo. Hanno mangiato con Lui, hanno dormito con Lui, hanno camminato con Lui, sono stati ammaestrati, hanno ricevuto indottrinamento, rivelazioni, promesse, coraggio, forza, e tante altre cose belle. Erano con Cristo, dirà in Romani 8, capitolo 8, verso 31, se Gesù, se Cristo è con noi, chi sarà contro di noi? Alleluia! E quindi se Gesù era con loro, chi poteva mai essere contro di loro? Quando hai Gesù, tu hai la vittoria. Benedetto è il santo nome del Signore. Ebbene, questa è la speranza e la fede che ha vinto il mondo. Ebbene, qualcuno adesso dirà, ah, benissimo, con Cristo saremo più che vincitori. Amen. E quindi non avremo più prove. Beata te. È qui che il mondo ci chiama pazzi. Non avremo più prove. Vediamo quello che dice il passo. A un certo punto, mentre tutto questo succedeva, nel verso 24 vediamo che Satana manda i suoi seguaci.
i farisei. Oh, guardate che i farisei ancora esistono oggi, eh? Oh, non li vedi più con la loro tonaca, ma lo spiritello rimane ancora oggi. Oh, sì, sì, come no? Ci sono i farisei nel popolo ancora giudaico e ebraico, ci sono i farisei nel popolo cristiano e ci sono anche i farisei nel mondo. Gloria a Dio. Sì, là dove ci sono coloro che dicono siamo atei, che poi non è vero. Ah, i farisei sono sempre esistiti. E quindi Satana manda chi? I farisei. E li manda da chi? Prima vanno dal Signore, ma per attaccare ovviamente al Signore. E di conseguenza, se hanno attaccato il Signore, attaccheranno anche i figli del Signore. Perché non siamo tutti figli di Dio, dirà Giovanni, Vangelo di Giovanni capitolo 1, che chi ha creduto e accettato Gesù Cristo gli viene otorgato l'essere figlio di Dio. E quelli che non hanno accettato Gesù non sono figli di Dio, sono solo creature di Dio. E non essendo figli di Dio, non hanno vita eterna. Perché è scritto in Giovanni, prima epistola questa volta, di Giovanni capitolo 5 verso 12, riferendosi a Gesù, chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Quindi non siamo tutti figli di Dio, di conseguenza non tutti abbiamo la vita, e qui parla di vita eterna. Bene. E quindi Satana manda i suoi figli, perché ci sono i figli di Satana, i farisei. Vanno da Gesù e gli dicono, guardate cosa gli dicono, potete seguire la lettura. Vedi? Come vedi? Gesù ha creato la vista e tu gli dici a Gesù, vedi, ma non hai capito niente. Vabbè. Vedi? Perché fanno essi ciò che non è lecito in giorno di sabato? E cosa stavano facendo? Torniamo indietro nel verso 23, leggiamo che i discepoli prendevano delle spighe camminando. Benedetto è il santo nome del Signore. Prendevano delle spighe camminando. Sì, caro amico. Perché quando cammini con Gesù, tu raccogli con Gesù. Alleluia! Ed egli è il pane della vita. E allora prendevano, alleluia, prendevano queste spighe e si alimentavano. Vedete, il mondo che stiamo attraversando è un deserto. Infatti, se voi ricordate, c'è la vecchia storia del vecchio popolo di Israele nel deserto, che fu alimentato per 40 anni, un popolo di 3 milioni di persone fu alimentato nel deserto, e questo è un grande miracolo. È impossibile, umanamente parlando, che un popolo di 3 milioni di persone possa riuscire a sopravvivere nel deserto. Eppure il Signore riuscì a farlo sopravvivere e gli mandò la manna. E quindi questi discepoli raccoglievano con Gesù. Allo stesso modo, dopo 2000 anni, c'è un popolo di Dio che è una piccola gregge, è scritto in Matteo. Oh, piccola gregge! Il vero popolo di Dio, dice lo Spirito Santo, che non è un popolo numeroso, questa è una profezia, ma è un piccolo popolo, perché è altresì scritto che sono molti quelli che dicono Signore, Signore, ma pochi sono gli eletti, cioè quelli che amano il Signore e non antepongono davanti al Signore figure alternative condite con retorica per poter, come dire, proclamare leale la loro slealtà nei confronti della parola di Dio. E no, questo non è possibile, ma Dio conosce i suoi. È scritto: non vi ingannate, non ci si può bleffare del Signore. Ebbene, cari amici in ascolto, questi uomini camminavano e si nutrivano alla presenza del Signore, della manna celeste.
Ancora noi oggi viviamo in un deserto. Un deserto dove c'è morte, tanta povertà, tanta cattiveria, malvagità, malattie, ipocrisia, incertezza per il futuro, mancanza di lavoro, disordini dentro la famiglia, infedeltà coniugali, violenza coniugali, insicurezza pubblica, mancanza di equilibrio, manca anche quello che è il pudore. Non c'è più pudore, non c'è più pudore, non c'è più normalità, è un deserto, non c'è più niente, non c'è acqua e non c'è pane. Mi dispiace, ma non c'è. Ma l'unico modo per trovare la vera acqua, come ha detto Gesù nel capitolo 3 di Giovanni, quella che ti disseta veramente e la vera manna, è con Gesù. Se sei veramente con Gesù, e qui non si sta parlando di una organizzazione ecclesiale, che sia cattolica, evangelica o protestante, no, caro amico, qui si parla di una persona che è Dio ed è la seconda persona della Trinità. Quando sei con Gesù, tu sarai sfamato e sarai saziato e berrai e mangerai. Sì, caro amico, nonostante tu viva in un deserto. Ma, è qui il punto. L'essere con Gesù non ti fa immune agli attacchi di Satana. E Satana non vuole che tu mangi, non vuole che tu ti sazi, non vuole che tu beva e non vuole che tu sia dissetato. Gesù ebbe a dire in Giovanni, nel Vangelo, che riferendosi a coloro che avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, che fiumi di acqua viva sgorgeranno dai loro cuori. Alleluia! E Satana non vuole questo. E ti farà la guerra. Satana non ha nessun problema con le religioni. Oh, le ha create lui. Più religioni ci sono, e meglio è. Anche se alcune hanno molta verità, l'importante è che non abbiano tutta la verità. Perché sapete, è scritto che un poco di lievito fa lievitare tutta la massa. Altrove è scritto che se, avendo messa in pratica tutta la legge, vieni meno su un comandamento, automaticamente ti perdi l'anima. È scritto. Qualcuno dirà, com'è possibile? Com'è possibile? Qui non parla se, ahimè, sei venuto meno in qualcosa e hai chiesto perdono e sei andato al Signore. Qui parla volontariamente. Che volontariamente tu metti o predichi tutto l'Evangelo, ma volontariamente o metti un solo punto, volontariamente, questo è meglio lasciarlo, va bene così per la mia carne, va bene così, ai di coloro che fanno queste cose. Infatti rovina più molta verità con poca menzogna che tutta menzogna. È più deleteria e lo vediamo anche nella storia questo. Ma adesso non entreremo nella storia. Gloria allo Spirito Santo. E quindi Satana non ha nulla contro le religioni, anche perché, come già detto, lo ripetiamo, le ha create lui. E più religioni ci sono, più Satana è contento, così la gente sarà confusa. E possibilmente più religioni cristiane ci stanno, che usano la Bibbia, adoperano la Bibbia, predicano la Bibbia, male, o quasi bene, ma non completamente bene, a Satana va benissimo. Ma quando qualcuno si accorge che Gesù è la via, la vita e la verità, e solo Lui è la vera manna celeste che scende dal cielo, e che sfama, è la vera acqua che disseta, e segue incondizionatamente solo lui, Satana ha già i suoi figli pronti. I farisei del 2016, essi vengono e faranno del tutto perché tu non mangi e tu non bevi o non beva quell'acqua
che disseta per sempre. Userà tutte le sue artimagne. Userà qualunque cosa, farà qualunque cosa, purché tu non vai alle acque, non vai alla fonte e non vai alla manna celeste. Sì, cari amici, vi vorrei leggere qualcosa di molto interessante e di molto importante che si trova in, dovrebbe essere, Seconda Timoteo, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Seconda Timoteo 3. Si trova nel verso 12, però noi leggeremo dall'inizio, dal verso 10. Qui è l'apostolo Paolo che scrive al suo discepolo Timoteo. Ascolta quello che dice il Signore, qui è Gesù che parla, perché Gesù è la parola. Ascolta. Ora, quant'è a te, tu hai ben compresa la mia dottrina. Cioè, qui si tratta di dottrina. È importante. Non possiamo avere dottrine diverse e mangiare nello stesso piatto. Amare tutti, amen, aiutare tutti, amen. Ma no. Non possiamo fare la stessa strada, spiritualmente parlando, se abbiamo dottrine diverse. Perché è scritto che se due non sono di pari consentimento e non si accordano, come faranno a fare la stessa strada insieme? E poi continua. Il mio procedere, ecco qui la strada, le mie intenzioni, è inutile che si fa e si dice, se poi non si porta frutto, la mia fede, insegnamento quindi, conoscenza, la mia pazienza, pazienza, di che cosa? Continuiamo a leggere. La mia carità, cioè amore. La mia sofferenza, ecco cos'era. Ecco cos'era la pazienza. Sofferenza. E chi ha detto che nel cristianesimo non c'è croce, non ci sono chiodi? E quindi sofferenza. Le mie persecuzioni. Le mie afflizioni. Quali mi sono avvenute in Antiochia, in Iconio, in Listri? Tu sai quali persecuzioni, quante volte lo sta ripetendo? Credo che l'apostolo Paolo era molto stanco. Io ho sostenute, eppure il Signore mi ha liberato da tutte. Ora forse la mente carnale può pensare, e magari anche predicare, speriamo di no, che queste cose sono state circoscritte solo all'apostolo Paolo. Qualcuno addirittura ha detto che lui non aveva ricevuto quello che oggi la Chiesa ha ricevuto. Pensate che follia. Quindi la mente carnale malata può pensare che queste cose erano circoscritte a quel tempo e all'apostolo Paolo. Bene, e allora continuiamo a leggere. Verso 12. Ora, tutti, ascolta, tutti quelli ancora che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno, futuro, saranno perseguitati. Ecco che cosa è successo ai discepoli in Marco 2, dal verso 23. Erano con Gesù, si riposavano con Gesù, il riposo del sabato, alleluia, pace con Gesù, manna con Gesù, acqua con Gesù, lo Spirito Santo nei nostri cuori come un fiume e persecuzioni. Altrove Gesù dirà in Giovanni, perché voi sarete benedetti, vedrete la mia gloria e tutto quanto, sarete preservati insieme alle persecuzioni. Fintanto staremo in questo mondo, le persecuzioni non mancheranno mai. Ecco perché la Genesi comincia con Caino e Abele.
Infatti, se ricordi bene, Genesi 3:15 parla che ci sarebbe stata guerra tra la semente della donna e la semente del serpente. Alleluia! E che la semente del serpente avrebbe perseguitato la semente della donna. E a conferma che la parola di Dio è sì, amen e verità, subito dopo ci mostra la concretizzazione di questa verità e ci presenta la storia reale e vera di Caino e Abele. E Abele fu ucciso e Caino uccise Abele. E quindi noi vediamo che la Chiesa soffre, è perseguitata e può anche essere uccisa. Altrove è scritto: vi espelleranno dalle sinagoghe, e i primi discepoli furono tutti buttati fuori dalle sinagoghe, tant'è che poi la Chiesa nasce nella casa, nelle case. Gloria allo Spirito Santo. E questa verità fu suggellata col sangue prima di tutti di Cristo e poi anche dei martiri e dei dodici apostoli, perché tutti tranne uno, Giovanni, furono uccisi. E tu e io e noi dove vorremmo andare? Senza croce, senza chiodi, senza persecuzioni. Saremo sempre perseguitati. La persecuzione non piace a nessuno, neanche a me. A me non piace essere perseguitato. E più non mi piace, più vengo perseguitato. Io non sto qui a raccontare le mie persecuzioni, tu non puoi fare niente per me, c'è solo uno che può fare qualcosa per me, ed è Gesù, e da lui vado a piangere. Ovviamente chiedo preghiere, e io pregherò per voi. Ma nessuno può fare niente per l'altro. Ci possiamo incoraggiare, ci possiamo voler bene, quello è un altro discorso. Ma poi è solo il Signore, colui che ci dà le spighe, come abbiamo letto, colui che ci dà l'acqua nel deserto, colui che ci dà la manna. Uccidono la nostra carne, se Dio lo permette, ma non potranno mai uccidere la nostra anima. Alleluia! Gloria allo Spirito Santo! E più andremo avanti, e più le persecuzioni si faranno difficili. Stavo pensando, ogni tanto ci penso, chissà quanto tempo ancora ci lasceranno i video in internet. Non pensare. Noi sappiamo molte cose. Internet e questo genere di video hanno il tempo contato. Sì, hanno il tempo contato, le sappiamo le cose. Vediamo le leggi che stanno macchinando. Devono solamente creare l'atmosfera giusta. Quindi se magari c'è qualche insegnamento interessante che non vuoi perdere, è meglio che te lo scarichi. Non stiamo dando date, non siamo in grado, magari tra un anno, magari tra 15 anni, chi lo sa. Sappiamo però che il rapimento della Chiesa è molto, molto, molto vicino. E che la generazione che dura dai 70 anni agli 80 anni sta per concludersi. Quindi più di un certo periodo non si può andare. Nessuno sa il giorno e l'ora. Nessuno sa il giorno e l'ora del rapimento della Chiesa. Ma il tempo sì. E lo abbiamo dimostrato nei nostri video. Il tempo sì. Io non so, nessuno sa che anno, se quest'anno, se tra 2, 3, 4, 5, 6, 7 anni, non lo sappiamo. Ma sappiamo che il tempo è questo. E che questa generazione vedrà il rapimento di Dio. O lo vedrà o vi parteciperà, meglio parteciparvi. Gloria a Dio. E quindi siamo perseguitati, cari amici. E non ci piace essere perseguitati. Gesù disse, mi è venuto in mente adesso, Matteo 24, il verso non me lo ricordo. Lo vado a cercare, vediamo un pochino. Allora, dove sta? Matteo 24. Allora, ecco, qui dice: ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, non pur gli angeli del cielo, ma il Padre mio solo. Ovviamente Gesù lo sa,
non lo sapeva in quel momento come figlio dell'uomo, come Gesù uomo, ma poi Gesù ha ripreso il suo vecchio corpo spirituale. Alleluia. Santo sei. Allora, ok, eccolo qua. E Gesù rispondendo disse loro: guardatevi che nessuno vi seduca. Sono nel verso 4. Perché molti verranno sotto il mio nome, dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Poi andiamo un pochino più avanti. Nel verso 9 dice: vi metteranno nelle mani altrui per essere afflitti, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti per il mio nome. E allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'uno l'altro, e molti falsi profeti sorgeranno, e ne sedurranno molti. E poiché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Alleluia. Santo, santo, santo. Nel verso 5 è scritto: molti verranno e diranno io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Oggi molte religioni dicono io sono la vera religione cristiana, la madre di tutte le religioni. Io sono il Cristo, io ho la verità, io ho la storicità, io. Ma solo chi ha la parola di Dio cammina nel sabato, nel riposo, nella manna, nell'acqua, e benedetto sia il suo nome. Ma sarà perseguitato, sarà anche ucciso. E il cristianesimo è cominciato così. I primi 300 anni sono stati uccisi, torturati. Ancora oggi in 50 nazioni, vai a parlare dell'Evangelo della prosperità ai nostri fratelli che stanno morendo a decine di migliaia, inchiodati sulle croci, decapitati e quant'altro, e bruciati vivi. Vai a dire l'Evangelo della prosperità. Chi diventa cristiano diventerà ricco, non sarà perseguitato, non avrà malattie. Vaglielo a predicare a loro. Vai! Vai! Alleluia! Togliti quella giacca, quelle scarpe da 2.000 euro. E vai là, da solo però, senza guardie del corpo. Perché adesso la nuova moda è che i big dei predicatori hanno anche le guardie del corpo. Ma perché non hai... non hai fiducia in Dio che ti protegge? Alleluia. Cari amici in ascolto, il Signore è stato chiaro. Non è per scoraggiare. Ma se Gesù ha predicato questo, cosa deve fare il Figlio di Dio? Deve predicare un Vangelo diverso? Se Gesù ha predicato che saremo stati perseguitati, che avremo attraversato problemi, cosa dobbiamo predicare noi? Prosperità? Cosa dobbiamo predicare? Quello che piace all'anima? Quello che piace alle persone? Il prurito di udire, come dice prima Timoteo, credo capitolo 4, che nella fine dei tempi si raduneranno dottori falsi, eccetera, eccetera, per il prurito di udire. Cosa dobbiamo predicare? Dobbiamo predicare la verità. Quando tu credi in Gesù Cristo con tutto il tuo cuore e decidi di seguirlo e di fare la sua volontà, l'avversario non vuole e ti perseguiterà. Molto spesso la persecuzione è molto
più vicina a te di quanto potresti aver creduto o immaginato. E questo te lo dico io, per esperienza, purtroppo. E fa molto male. E molte volte dici: non ce la faccio più ad andare avanti. E Dio ti mette davanti la sua via, che è dritta. La riconosci? È dritta. E Satana ti mette a fianco quella via, un'altra che è molto più larga, bella, comoda, ma è storta, come il serpente. E il serpente non è dritto, è storto. Ma la via di Dio è stretta, lo abbiamo visto, ma è dritta. Alleluia! E vorrei concludere con Isaia 35, che durante le testimonianze, durante le testimonianze è stato letto questo passo. Lo vado a cercare, Isaia 35, alleluia, benedetto sei Gesù Cristo. Isaia 35 c'è uno dei miei passi preferiti, che mi piacerebbe tanto che qualcuno facesse un cantico su questo passo. Io purtroppo non sono capace a scrivere musica, io suonavo da ragazzo, ma non ho mai né cantato, non so né cantare e non so scrivere musica. Però mi piacerebbe che qualcuno scrivesse questo passo come cantico. Ascolta, guarda quello che il Signore ci ha detto. E qui vi sarà una strada, una via, che sarà chiamata la Via Santa, dove gli immondi non vi passeranno, anzi, ella sarà per coloro, i viandanti, gli stolti non andranno più errando. Ivi non sarà leone, e alcuna delle fiere rapaci non vi salirà, niuna vi se ne troverà. E quelli che saranno stati riscattati cammineranno per essa, e quelli che dal Signore saranno stati riscattati ritorneranno e verranno in Sion con canto. Alleluia! C'è gioia, c'è Shabbat con il Signore, e allegrezza eterna sarà sopra il capo di loro. Otterranno gioia, letizia, e il dolore e i gemiti fuggiranno. Questa è la speranza per tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Alleluia! Gloria allo Spirito Santo! Gesù Cristo ci ha promesso queste cose. Poi, non so, c'era un piccolo insegnamento. Alleluia! Perché poi io dal sermone, capito, c'è sempre la parte dell'insegnamento. Questa piccola cosa, questa piccola perla ve la voglio lasciare e poi chiudiamo il video. Gloria allo Spirito Santo. A un certo punto noi vediamo che qui, in Marco, capitolo 2, verso 23, ve la dico così per fare prima, a un certo punto vediamo che il Signore risponde. Gesù rispondeva, sapete? Eppure tu devi rispondere a difesa della tua fede con amore, con garbo, ma con franchezza. Quando si può rispondere, delle volte non è buono rispondere, è meglio non rispondere. Io spesso non rispondo, ma quando bisogna rispondere, bisogna rispondere. E Gesù risponde e dice, ma non avete mai letto le scritture? Pensa a quello che gli ha detto il maestro, ai rabbini che le sapevano a memoria, la Torah a memoria. Dico, ma non avete mai letto le scritture? Pensa. Ma non avete mai letto quando Davide andò dal sommo sacerdote, neanche da un sacerdote, dal sommo sacerdote. Questo è scritto in Samuele, capitolo 21. Samuele, capitolo, alleluia, fammelo un po' vedere. Samuele dovrebbe essere capitolo 21, vi voglio dare Samuele 21.
prima Samuele. Davide fugge a 9, ove mangia il pane sacro. Esatto. Prima Samuele, capitolo 21. Alleluia. E allora dice, ma non avete mai letto quando Davide andò dal sommo sacerdote e non aveva niente da mangiare? Alleluia. E gli diede da mangiare i pani della presentazione che non potevano essere mangiati, come è scritto in Levitico capitolo 24. Alleluia. Che non potevano essere mangiati se non che dal sommo sacerdote, infatti Aaron era il sommo sacerdote, e i suoi figli, cioè i sacerdoti. Benedetto il nome del Signore. E neanche potevano essere mangiati in qualsiasi luogo. Poi, tra l'altro, la legge in questa è chiara, dovevano essere mangiati solo da loro e nel luogo santo. Quindi dentro al tabernacolo. E allora a un certo punto Davide va lì, che lui era un profano, pur essendo un ebreo, era un profano, e ne mangiò. E il sommo sacerdote non gli disse, ah no, non si può, adesso non entriamo nello specifico perché stiamo andando a chiudere. E ne mangiò. Cosa raffigura tutto questo? Allo stesso modo è successo con noi, oggi, con noi, con il Cristo. Nelle varie interpretazioni e nei vari significati che ha questo passo, uno dei tantissimi è proprio questo. Gli ebrei erano il popolo eletto, erano coloro che avevano diritto a quei 12 pani, perché erano 12 pani, due figlie da 6, e solo loro ne potevano mangiare ed era anche contato, perché c'era un pane per ogni tribù e non ne avanzava nessuno. Ma a un certo punto il Signore ha chiamato gente come Pietro e come gli altri 11 apostoli, che in questo caso raffigurano quelli che non possono mangiare di quei 12 pani, che eravamo noi gentili. Due unità, due popoli. Uno poteva mangiare, avevano i pani, erano 12, erano contati. L'altro, secondo popolo, non poteva mangiare. Erano indegni, ma in Cristo Gesù, come ha detto il Signore a Pietro sempre, non chiamare immondo quello che Dio ha purificato quando vide il velo pieno di animali immondi. Pietro, alzati e mangia, disse il Signore, quando Pietro nell'alto solaio era in orazione. E allora gli uomini mandati dai gentili andarono a chiamare. E lo Spirito Santo gli disse, alzati Pietro, vai con loro. E il Signore unse di Spirito Santo anche i gentili. E il Signore unge ancora oggi di Spirito Santo tutti coloro che vanno a Gesù per farli entrare nello Shabbat, che si trova in Ebrei, credo, 4, e con questa lettura di Ebrei 4, o Ebrei 4 o Ebrei 6, non mi ricordo, adesso con questa lettura chiudo il sermone. Ebrei o 4 o 6, c'è lo Shabbat. Sì, Ebrei 4, giusto. Temiamo dunque che talora, poiché vi resta una promessa di entrare nel riposo di esso, alcuno di voi non paglia essere stato lasciato addietro, poiché è stato evangelizzato a noi ancora come a coloro, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata incorporata per la fede in coloro che l'avevano udita. Perciò che noi che abbiamo creduto entriamo nel riposo, siccome egli disse, talché io giurai nell'ira mia, se giammai entrano nel mio riposo? E questo disse, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo, poiché egli ha in un certo luogo detto del settimo giorno e Dio si riposò da tutte le sue opere. E in questo luogo egli dice ancora, se giammai entrano nel mio riposo, poiché dunque resta che alcuni entrino in esso e quelli a cui fu prima evangelizzato per incredulità non vi entrano.
Egli determina di nuovo un giorno, oggi, in Davide, dicendo dopo cotanto tempo, come sei già detto, oggi se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori. Perciò che se Giosuè li avesse messi nel riposo, il Dio non avrebbe di poi parlato d'altro giorno. Egli dunque resta un riposo di sabato per il popolo di Dio. E questo riposo è Gesù. Perché colui che entra nel riposo di esso si riposa anch'egli delle opere come il Dio dalle sue. Nel giorno della creazione, ricordi? E questo ha tutto un significato. Studiamoci dunque di entrare in quel riposo, a ciò che niuno cada per un medesimo esempio di incredulità. Perciò che la parola di Dio è viva ed efficace e vi è più acuta che qualunque spada a due tagli e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito, anima e spirito, e delle giunture e delle midolle ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. Può ingannare l'uomo, ma non Dio. E non vi è creatura alcuna occulta davanti a colui al quale abbiamo da rendere ragione. Anzi, tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi suoi. Studiamoci di entrare nel grande sabato, il Shabbat, Shabbaton, quel giorno. E oggi gustiamoci questo piccolo sabato confronto a quello che ci aspetta lassù, che è il sabato che ogni giorno, camminando con Cristo, ci riposiamo in Lui, abbiamo fiducia in Lui. Ed è vero che saremo perseguitati, ma non dimenticare quello che abbiamo letto in Seconda Timoteo. Quando abbiamo letto che Paolo fu perseguitato e che tutti saranno perseguitati, lui ha altresì detto: Dio mi ha liberato da tutte. Perché Dio, alla fine, ci mette sempre le mani e ti libera, ti ristora. E avendo tu acquisito questa esperienza attraverso questa brutta situazione, come è scritto altresì, credo, in prima o seconda Corinti, tu potrai consolare gli altri che a sua volta passeranno per quella stessa situazione. Che Dio ti benedica. Era questo il piccolo pensiero, gloria a Dio, che avevamo un cuore di portarvi. È stato un piccolo pensiero, un piccolo sermone, ci abbiamo messo un piccolo insegnamento, sapete come siamo fatti, alleluia, e in chiesa abbiamo portato questo. Non l'abbiamo fatta così lunga, abbiamo già detto che siamo più brevi nella chiesa, qui siamo stati un pochino più, alleluia. E quindi abbi fede e abbi fiducia in Gesù Cristo. Vivi la parola, vivi nella parola. Medita la parola, leggi la parola, piega le tue ginocchia, apri la bocca, glorifica il Dio, prega il Dio vivente, prega il Padre nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, che Dio ti benedica. E come diciamo sempre, che la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano sempre con noi, da sempre in eterno. Amen. Ciao. Hebron, Hebron, me'az, ule tamid, Hebron, 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 she.
לאבותינו אברהם יצחק ויעקב חברון חברון מאז ולתמיד חברון 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 מאז ולתמיד חברון 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 שלנו זכות זכות אבותינו אשר נשמע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב Paste yoyis, maybe he go yet living, maybe may have a soy. Paste yoyis, hash boy be a habo, soy. Paste yoyis, maybe he go yet living, maybe may have a soy. Paste yoyis, hash boy be a habo, Hebron, Hebron me as, bullet on me, Hebron, Hebron, Hebron me as. Ulitami dami Hebron 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 shelanu bizkut zkut avoteinu Hashem nishbar avoteinu Abraham Yitzchak ve'Yaakov Hebron Hebron me'az ulitami Hebron 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 me'az ulitami Hebron 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 shelanu bizkut zkut avoteinu אשר נשבע לאבותינו אברהם יצחק ויעקב ומיד ולתמיד חברון מיד ולתמיד חברון לאבותינו ולנו חברון זוהי Goyeli b'nei b'nei hem v'zoichi Raste yohobus Ma'an sh'moi b'yahavu Zoichi Raste yohobus Vihi goyeli b'nei b'nei hem Zoichi Raste yohobus Ma'an sh'moi b'yahavu Hebron, Hebron me'at Uledam